Adesso verifichiamo la situazione. JS8 call, questo protocollo, questo protocolon che sta andando per conto suo. Cosa succede? E noi lo lasceremo andare. Noi qua abbiamo lasciato qua il sistema andare. Come vedete sta andando, abbiamo un elenco di contatti qui che si ingrandisce, va bene, sono dei beacon che vengono lanciati in automatico, ma la cosa interessante è pskreporter.info, inserisco il mio nominativo CB appena assegnato, a cazzo ovviamente, e vediamo che cosa trova. Go, non posso premere invio, bellissima l'usabilità di questo sito del merda. Aspettiamo 14 ore perché non carica, ma la cosa interessante, se caricasse, porcaccia la miseria, ladra, e niente, questo non carica un cazzo, non carica un cazzo. Ed ecco qua, forse ce la facciamo. Internet di merda, in Italia internet di merda. E queste sono le connessioni fatte, abbiamo la Norvegia, la... boh, questa che cazzo è, la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, non ci capisco un cazzo io. Ma la cosa carina è, qua siamo al minimo della potenza, ripeto, ta-da! Australia, guardate che roba, ma questa è solo una ricezione. Quindi io li ascolto. Comunque è una cosa interessante. Io adesso per prova lo lascerò acceso di notte e vediamo un po'. E sti cazzi, domani si vedrà. E quindi buonanotte per adesso. Ci vediamo domani con un aggiornamento su questa roba di JS8 call. Mentre qua i finali sono caldini. Il programma di per sé consuma pochissime risorse. Adesso mando un beacon, così, a caso, trasmetto. Ah, bene, ho smesso di trasmettere. Bene. Porcaccia la miseria, perché ha smesso di trasmettere? Perché le regolazioni del Vox qui sono una merda colossale. Mandiamo un segnale, ora sta trasmettendo. Scommettiamo che adesso rimane in trasmissione? No. Va bene, allora rimandiamo su cazzi i beacon. Ecco, to. Ma io non ci capisco un cazzo, non sta trasmettendo più. Decoding, ma non trasmette, perché non trasmette? O sei impallato oppure sono io un coglione? Ah no, sono io un coglione perché fa il conto alla rovescia. Non so perché. Ok, andava fatto on demand. Infatti on demand lo sto mandando. Oh, ok, e facciamo l'on demand e vaffanculo. Sto mandando un beacon e sti cazzi, e questo mio beacon viene poi ricevuto dagli altri che, se mi ricevono, possono rispondermi e dirgli sì, ti abbiamo ricevuto con questo segnale, eccetera. Mentre adesso io lo setto a 10 minuti e lui ogni 10 minuti manderà questo cazzo di beacon, sperando che questa cazzo di radio con questa interfaccia di merda, che non posso più riparare o sistemare perché si sono rotti due saldatori, sperando che continui a funzionare e a mandare sti cazzi i beacon. E vaffanculo. Oggi è l'indomani. E l'indomani ci porta poca propagazione. Ci porta segnale molto basso, anzi inesistente, anche se comunque... qualcosa c'è. Ma per quanto riguarda JS8 call, con cui stiamo giocando in questi giorni, non c'è praticamente nulla, non arriva più nulla, è un problema di propagazione, si sa, in questo momento non c'è propagazione. E quindi io mi propago a rompervi i coglioni con il fatto che ho svaligiato un negozio cinese. E quindi ora facciamo un mega unboxing di vere e proprie stronzate. Stronzate cinesi a non finire, di qualità eccellente industriale.
primo oggetto di qualità eccellente industriale è questo, che devo aprire con una mano sola, sia perché ho dimenticato il treppiede, perché in effetti non avevo in mente di fare dei video in questi giorni, sia perché ho un braccio solo, anche se sta migliorando. Grazie a tutti per i vostri consigli. Allora, intanto ho recuperato dello stagno buono, dell'ottimo stagno 60-40% di piombo. E poi ho recuperato questa stazioncina saldante che avevo messa da parte qua a Siracusa, e che stava lì ferma, e quindi ho detto bene, la porto qui, così almeno la uso, ha una punta come si deve, sporca di stagno, ma devo dire che è discreta, ha la sua spugnetta, è regolabile, soprattutto funziona, fa quello che deve fare. Il controllo di temperatura è un po' per i cazzi suoi, ovviamente, e come potete già capire i cavi sono attorcigliati in un modo che mi sta facendo bestemmiare il creatore in modi orripilanti. Sto già bestemmiando per una cosa che pesa 20 grammi, mettono una spina sciuco del cazzo che pesa 200 kg. Questo lo ficco qua, ecco, e poi qua dovrò pisciarci sopra per accendere, per fare la spugnetta, ecco qui. Questo sarebbe bene se stesse al suo posto, tipo qua, e abbiamo finalmente un saldatore come si deve, con il suo stagno. Ma passiamo oltre, siccome so che prima o poi avremo dei problemi, allora ho pensato di prendere anche qualcosa di un po' più potente. E qui, signori, abbiamo i top tools, veramente top tools, info 44 e 000, info, soprattutto info. 100 watt, 230 volt, e qui che cosa dice? Vediamo se riesco a leggervi cosa dicono queste scritte. Ah, è scritto in varie lingue: Romania, Russia, polacco, Varsavia, va bene. Dentro cosa contiene? Dentro contiene una pistola, saldatore pistola con punta discreta, devo dire, maneggevole. Sembra pratico, sembra un bel pistolone ed è pesante. Ok, lo mettiamo qui. E poi c'è questo libretto di istruzioni che ora studieremo accuratamente. Questo lo gettiamo nella spazzatura. Vediamo cosa dice questo libretto. Non c'è l'italiano. Va bene, non fare questo, non fare quello, non toccare la punta calda, logicamente, in caso di bruciatura, raffreddare, non disassemblare. Beh, c'è anche una lampadina, una meravigliosa lampadina, che è qui. Eccola. Ok, non spiega molto, ma adesso... Operare il saldatore in cicli, 12 secondi di operazione e 48 secondi di fermo, quindi una saldatura al minuto, dice, più o meno. Ed ecco, guardate che bello, fa anche interferenze radio. Wow, funziona. Ottimo, direi. Ora questa radio varrebbe una ventina di ampere. Perché? Perché io quando vado in trasmissione e alzo la potenza, ora sono al minimo, qua lui si siede. Si siede e accade l'orrore, praticamente non funziona. Come si toglie dalla trasmissione? Perché lui non ce la fa. Lui è massimo 10 ampere, ma secondo me anche un po' di meno, scalda tantissimo. Allora mi sono detto, potrei prendere... uno di quei generatori di radiofrequenza che si usano per accendere i LED. E cioè questo. Un fantastico alimentatore, generatore di spurie e radiofrequenza su tutta la banda che mi riempirà lo spettro di schifo. Ma dato il costo irrisorio, mi sono detto, ma perché non provare questo oggetto insieme a voi? Ed eccolo qua, ha un circuito di controllo collettivo
circuito di controllo collettivo. Importato dalla Romania, made in China, importato in Romania e poi mandato in Italia. A me. Andovai. Unboxing con una mano, perché ripeto, non ho il treppiede che l'ho lasciato a casa quando sono venuto qua de gente per il monco, per il braccio monco. E quindi adesso noi apriamo questo oggetto e lo guardiamo insieme. E c'è una scatola che contiene, guardate, un'altra scatola. È un sistema di più scatole, molto professionale. Scatola di alimentazione, circuito di controllo collettivo. Sicuro e facile da usare. Mi piace il fatto che il circuito di controllo sia collettivo. Ma eccolo, già vedo la morsettiera, già vedo la regolazione della tensione e io immagino che si potrà fare una modifica come quella che ho fatto in un precedente video. In effetti gli assomiglia moltissimo. C'è anche un cartellino, scatola di cartone molto utile. È una scheda di garanzia. This card is a product warranty certificate. Keep it safe. Devo tenerla al sicuro. È chiarissimo, è tutto chiaro. C'è la scheda, la carta di garanzia. Andovl China Product, fondata nel 2018. La mia soddisfazione. Happy life, happy family, evviva! Guardate che bella morsettiera, c'è tutto scritto. Quindi adesso userò il cavetto di alimentazione strappato dal saldatore che si è bruciato ieri e lo collegherò qui, ovviamente facendo i collegamenti bene, e con una mano sola non ci riesco, quindi ho già collegato da 220 volte, adesso passerò ad accenderlo immediatamente. Va bene, qua lasciamo aperto perché dobbiamo fare le misure e vedere che cosa esce da questo alimentatore, soprattutto se si accende. È messo a e non si vede. È messo a 245 volt, va bene. Mentre qui io sto mandando dei beacon ogni 10 minuti per vedere se migliora qualcosa a livello di propagazione, ma mi pare proprio di no. E qua il tennis se ne va a fanculo, mi pare proprio di no. Ah, sì, questi due. Allora io accendo. Attenzione, accendo, attenzione. Ecco fatto, si è acceso. Io mi sono fatto malissimo al braccio per accendere. Ah, che dolore. Ah. Ventola accesa. Scossa elettrica sulla parte qua, molto interessante. Forse devo girare la polarità, vediamo. Comunque va messo a terra. Non vedo disturbi sullo spettro e non sento. Ah, sì, è comparsa. No, questa riga l'ha fatta il programma. Non vedo disturbi sui 28 MHz. Vabbè, poi vedremo il resto. Sempre scossa qui, molto interessante. Verificheremo. E ora bisogna capire cosa esce da qua. Balloon di merda. Volt. Beh, niente male. Ioi. Ora con il cacciavitino sul trimmer vediamo che non si muove un cazzo perché il cacciavite non va bene. Ecco, con un cercafase vediamo un po'. Così scendo. Questo sale già tanto. 13,8. Fantastico.
Quindi questo non c'è bisogno di modificarlo, è già regolabile. Ottimo, ora c'è solo da sperare che tiri fuori almeno 20 ampere per alimentare lui. Bello, mi piace. Non mi piace molto questo brrr che si sente passando il dito. E vi dirò che con lui acceso io non sto vedendo nessun tipo di disturbi qua. Adesso provo ad accendere FL Digi, tanto qua non si prende un cazzo al momento. Questa cosa non disturba. Io lo attacco, lo stacco, siamo a vuoto. Anzi, a vuoto. Però questa cosa non emette disturbi. E sarà perché l'antenna è distante? Sarà perché l'antenna è una merda? Però io lo spengo. Qui non ottengo masturbi di nessun tipo. Sì, forse no. Questo è una piacevole sorpresa, devo dire. Non male. Ora lo ricollego. Ecco fatto. E come vedete non cambia nulla qua. Questo è il TX che ogni tanto si accende perché quando tocco l'alimentazione del computer lui mi parte in trasmissione, perché questa interfaccia devo rifarla, ecco il motivo per cui ho preso il saldatore come si deve e un po' di attrezzi che adesso vedremo, ma li vedremo con calma. Molto molto sorpreso da lui. Devo vedere adesso quanta corrente tira fuori. Adesso ci provo direttamente da lui a Ello. Quando si collega una batteria a uno di questi cosi succede questo, che lui si accende, e adesso mi serve l'altra mano per stringere la vite, scusate, eh? Quindi lui adesso è acceso, alimentato da questa batteria, che mi tira fuori 13,6 volt, quindi è risuscitata la batteria, quindi è stata ricaricata. Adesso accendo lui, vediamo che cazzo succede. Ecco, io l'ho acceso. Non ha fatto una piega, è andato a 13,8. Bene, ora accendo la radio. Ho acceso la radio e sono a 13,8. Attenzione! E ci siamo. E io decodifico Amburgo. E come al solito toccando qua va in trasmissione, va bene. Decodifico Amburgo. Devo mandare io in trasmissione da qua, su Amburgo. Che cazzo me ne frega? Sto trasmettendo una portante RTTY e alzo la potenza. E lui cala pochissimo. Lui cala veramente di un cazzo. Quindi sono al massimo, però adesso abbasso. E però la luminosità mi abbassa di poco, quindi lui sta funzionando. Questo coso funziona, questo coso vince, però usciamo dalla trasmissione, stiamo disturbando Amburgo e poi Amburgo se ne sta fottendo della mia trasmissione. Ecco, è rimasto in trasmissione, è rimasto in trasmissione perché questa interfaccia che ho è una merda di minchia. Ottimo, lui vince. Per quel poco che l'ho usato è rimasto freddo. Dovrei provare a questo punto a vedere come va rispetto a lui. Io adesso metto lui 13,8 fissi, che forse dovrebbero essere 13,7, però vabbè, vaffanculo. Questo coso funziona, non dà neanche disturbi. Sono veramente stupefatto da lui. Sono stupefatto.
Questo oggetto mi stupefà. E magari dopo lo apriamo e vediamo come è fatto dentro, perché sembra ben fatto. Lui dice 30 ampere. Ma qui non ha veramente dato problemi di disturbi. Ci sto alimentando la radio attraverso la batteria in parallesbo e quindi sta andando bene, devo dire. Ho trasmesso, vediamo in AM, vado in AM. No, tu ti devi rimanere acceso, stronzo di merda. Vado in AM e trasmetto. Sono al minimo della potenza. E sparo e lui non fa... No, qua sto sparando la minchia. E lui non fa una piega. Non fa veramente una piega. Quindi sto coso funziona. Mi piace. Mi piace. Ho avuto fortuna. Il problema è che adesso non la posso spegnere perché se no spengo... Ah no, no, non la spengo la radio. Vediamo, adesso lo spengo. Perché c'è la batteria, l'ho spento. E io non vedo differenze qui. Wow. Non vedo differenze. Adesso lo riaccendo. Ecco, l'ho riacceso e non c'è differenza. Che figata. Il problema è che adesso io per spegnere tutto devo spegnere anche la batteria, perché questo coso connesso alla batteria si accende la ventola dall'uscita, quindi mi rimane l'output acceso. Va bene, mi inventerò qualcosa, però sono molto molto contento di questo alimentatore per luci LED da 12 volt regolabili 30 ampere della Andoval. Cosa ho fatto ora? A parte il fatto che probabilmente non c'è propagazione, però mi sono collegato bene, in parallelo al trasformatore ho eliminato uno di questi potenziometri del cazzo che non servono a niente, e ciò ha eliminato i falsi contatti qua dietro, per cui toccavo i cavi e lui andava in trasmissione da solo. Ora invece io posso direttamente trasmettere. E... sì, ricevo delle cose, sono stato ricevuto qua, a quanto pare. Questo X vuol dire che mi hanno sentito 7 minuti fa. Ottimo. E quindi, adesso vedo se ogni 10 minuti lui manda il suo beacon. Perché questa cosa mi interessa. Io vorrei lasciarlo acceso di notte e vedere di nascosto l'effetto che fa. E questo è tutto per questa seconda puntata di Il braccio guarisce, perché posso finalmente alzarlo, come potete vedere. Posso alzare il braccio, posso fare gesti che prima non potevo fare. Si dispera. C'è tanta roba qua ancora da spacchettare, quindi domani ci sarà un altro unboxing che poi vedrete fra qualche giorno. E è un diario giornaliero, ho deciso di fare così, quasi giornaliero. E poi c'è la canna da pesca con cui forse farò un'antenna. State tuned.